Ciao a tutti, sono Ciuca Bocci e anche oggi vi parlo delle cuffie, la mia grande passione. Ma non tanto di queste splendide Sennheiser HD650, dovuto tra l'altro la modifica suggeritemi da Andrea Ricci, ovvero andare a rimuovere la gomma piuma sia da davanti sia da dietro al driver. Ma vi parlo più che altro che per ascoltare bene una grande cuffia come questa serve anche un buon amplificatore. Come questo è lo Shit Valhalla 2, è un valvolare OTL Output Transformer Less, quindi senza trasformatori di uscita, e con questo davvero la cuffia prende senso, perché avere una bella cuffia e non avere un buon amplificatore è come andare in giro una Ferrari con le gomme della Panda. Ma andiamo ad ascoltare questo qui. Allora, eccolo qui visto più da vicino, e ci direi subito una cosa. È bello, nella sua semplicità e essenzialità delle linee, è praticamente una grossa U di alluminio che costituisce tutto lo chassis, quindi davvero bello e, c'è a dirlo, anche pesante. Siamo sui 3 kg, pesa di più a sinistra perché i trasformatori di ingresso, mi raccomando non di uscita perché appunto è un OTL, sono qui sul lato sinistro. Sul davanti è davvero semplicissimo, c'è la manopola del volume con una corsa molto fluida, bella grande. Cosa non mi piace è che il puntino non si vede al buio e non si sente al tatto, quindi nella mia situazione ascolto che sono in penombra devo andare giustamente soltanto d'orecchio. Qui davanti c'è la spia di accensione, è particolare perché quando noi spegniamo lo shit questa rimane accesa, perché praticamente una volta che l'alimentazione è pronta rimane pronta anche dopo averlo spento. Ci rendiamo conto che abbiamo spento perché si spengono i filamenti delle valvole. Questa rimane accesa per una ventina di minuti, ma non è un difetto. E poi ovviamente l'uscita per le cuffie. Sul retro abbiamo più cose. Allora, c'è da dire innanzitutto che questo Valhalla 2 è anche un preamplificatore. Vedete qui è scritta Single Ended Triad Adophone Amp and Preamp. Perdonate la mia pronuncia inglese, fa piacere leggere questo Made in USA, molto orgogliosi del fatto che è un prodotto appunto progettato, realizzato anche con componentistica Made in USA. Vi dicevo, fa anche da preamplificatore e quindi noi possiamo prendere l'ingresso e rimandarlo in uscita e avremo una preamplificazione di tipo valvolare. Attenzione, è attiva, quindi se il preamplificatore è spento, quindi con questa levetta in basso, non avremo niente, però ormai stiamo utilizzando dei diffusori attivi, diffusori amplificati, collegati qui, abbiamo un sistema completo, quindi sia per ascolto in cuffia, sia per ascolto per i diffusori. Vi dicevo, accensione e spegnimento qui dietro, questo per me è uno dei difetti, perché è davvero scomodo, la mia posizione è giù in fondo, ve la farò vedere tra poco, quindi devo andare dietro con il braccio, e c'è anche un altro problema, ovvero quello delle temperature. Infatti, se vado a prendere la pistola con il termometro, allora proviamo a leggere le varie temperature. Valvola di ingresso, vedete, siamo sui 83 gradi. Valvola di uscita, non so se avete visto un attimo, se prendi il punto giusto, siamo sui 120 gradi circa. Ma quello che è notevole è che lo chassis, siamo sui 37 gradi e considerate che l'ambiente intorno è su 21 gradi, quindi diventa davvero un bel po' caldo, fate attenzione quando con il braccio andate vicino alle valvole. L'altra levetta qui dietro è questa qui, High e Low, che sarebbe il gain, di per sé lavora sia sul guadagno sia sull'impedenza. C'è da dire che questa levetta è meno problematica di quest'altra, perché se utilizziamo delle cuffie normali non andremo mai a cercarla qui dietro, perché in realtà con le mie cuffie che vanno dai 32 fino ai 400 ohm l'impostazione gain High è quella più corretta. Mi trovo grosso modo quasi sempre ad ascoltare tra ore 10 e ore 11 abbondanti, quindi una corsa comoda senza il minimo problema. Ovviamente sto utilizzando degli intra-auricolari, allora l'impostazione lo potrebbe essere comodo per non avere delle botte di volume. Mi raccomando, sempre prudenza con i volumi, perché un amplificatore si sostituisce, una cuffia si sostituisce, le vostre orecchie no. Parlando di sostituzioni, c'è il discorso delle valvole. Allora, questo amplificatore per cuffie è diciamo, anche orientato a chi vuole fare il tube rolling, cioè ovvero divertirsi a cambiare quelle che sono le valvole. Situazione onestamente non facilissima, perché queste valvole, vedete, sono molto incassate all'interno.
Tocca fare, vedi, un po' di girini e poi alla fine si riescono a togliere facilmente. Io queste qui le ho prese e sostituite con delle Electro Harmonix. Non so se riuscite a vederla, c'è il disegnino del razzo, infatti queste sono le Voskhod Rocket, Rocket come razzo, valvolina appunto di ingresso, ma anche le valvoline di uscita sono di produzione russe, NOS, dalle date riportate tutte intorno agli anni 80. 90, appunto, l'alternativa che ho provato è la 6922 dell'Electro Harmonix. Dal punto di vista visivo, l'unica differenza è che ha i piedini un pochettino più lucidi, ma funzionano entrambe benissimo. Le andiamo a rimontare e vi dico che il fatto che siano un po' scomode, così faccio anche vedere come sono gli zoccoli in ceramica all'interno e la scheda principale di un color rosso acceso, non so se riesco a farvelo vedere, no, non ci riesco. C'è di fianco tutta la scritta Valhalla versione 1.02. Appunto, questo qui è il Valhalla 2, la seconda versione. Vi dicevo, il fatto che le valvole siano così incassate all'interno, volendo, si può risolvere, l'ho visto fare da altri utenti, utilizzando il socket saver, costa davvero poco più di un euro, è un piccolo rialzo per le valvole. In questo modo si ha il vantaggio, tra l'altro, che le valvole, essendo più in alto, riescono a dissipare meglio la temperatura. Però c'è da dire che quel socket saver, una volta inserito, rende più facile togliere la valvola, ma per togliere quel socket saver sarebbe da prendere e aprire tutto lo chassis. Una cosa che non adatta a tutti e potreste avere anche qualche rogna per garanzia. Comunque, detto tutto questo, torniamo al nostro classico ascolto. Allora, mi è piaciuto il suono? Sì. C'è da dire una cosa, è la prima volta che vedo che quanto dichiara la casa produttrice, appunto, La Sheet dice il suo sito: non pensate che sia il classico valvolare troppo rotondo, troppo addolcito, è estremamente lineare, vero? No, verissimo. Praticamente ha la stessa resa dell'uscita cuffie già ottima del mio Audilab MDAC, un'uscita davvero lineare, quindi un ascolto piacevole senza inutili correzioni aggiunte, davvero fantastico. E vi dico un'altra cosa, il tube rolling che dicevo prima può essere divertente, ma non fa una grande differenza. Appunto, essendo un progetto molto lineare, il cambio delle valvole porta a delle differenze davvero piccolissime. Ti devi impegnare per sentire le differenze. Quindi, pienamente promosso, tanta potenza, flessibilità con tante cuffie. Quali cuffie faccio sentire oggi? Allora, il classico, diciamolo, è quasi doveroso, è la Sennheiser HD 650. Suona benissimo con i suoi 300 ohm, non vi sto a dire niente, una favola, davvero. Seconda cuffia, qui siamo sui 62 ohm, è la KG K7XX, trovate la prova completa con la spiegazione di come le ho prese su, non so se riesco a farvi la scrittina qui sotto, Massdrop, quindi sui gruppo d'acquisto americano. E per ultimo una cuffia da 35 ohm, l'ho messa un po' lontana, ma è una magnetoplanare, quindi effettivamente è una cuffia che vuole corrente per suonare bene, e anche questo senza il minimo problema. E quindi, per concludere in bellezza, andiamo all'ascolto. Thank you.
questa recensione vi sia stata utile. Se lo è stato, mi raccomando, mettete un bel mi piace qui sotto, oppure non lo so, fate una bella condivisione con i vostri amici appassionati di ascolto in cuffia. Poi ovviamente se volete seguirmi basta andare a cliccare sul solito bollino qui in alto a destra. Oppure se volete subito vedere un altro mio video sempre tra audio e foto, ve ne suggerisco uno qui a fianco. E quindi come sempre, ciao a tutti e alla prossima!